mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te, mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi? Il razzismo va combattuto in tutte le sue forme. Quello che è successo a Muntari nella partita contro il Cagliari non deve più accadere. Ci sono questioni che non possono essere affrontate con superficialità e anche il calcio, la cosa più importante delle cose non importanti, deve imparare la lezione. Non c'è spazio per le ambiguità, il rifiuto della diversità e il razzismo in particolare va combattuto sempre. È una questione culturale ed è evidente che in un paese in cui solo il 20% della popolazione sa veramente leggere, scrivere e contare, lo sosteneva il professor Tullio De Mauro grazie al suo costante monitoraggio sull'alfabetizzazione degli italiani, la battaglia non è facile, tantomeno scontato il risultato. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Il Pescara nel frattempo va sempre più giù, almeno da un punto di vista dei risultati. Zeman sostiene che non ci siano le basi per ricostruire una squadra vincente e che dunque bisogna attendere la fine del campionato per resettare tutto e ricominciare da capo. Manca poco dunque per archiviare la più brutta stagione calcistica della storia del Pescara e assemblare una nuova rosa di calciatori per tornare a divertirsi e magari anche a vincere. Sebastiani Iannascoli, adesso c'è il tribunale. Ad aprire le danze ci ha pensato Danilo Iannascoli, ex amministratore delegato e oggi socio del Pescara, presentando una querela per diffamazione nei confronti del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. La risposta del numero uno biancazzurro non si è fatta attendere. Se ha la coda di paglia è un problema suo, o forse ha bisogno di visibilità. Questa la risposta immediata, in attesa che gli giunga la querela annunciata per decidere la mossa conseguente. Siamo dunque giunti alla carta bollata, un epilogo per certi versi già scritto che non fa bene a nessuno, non fa bene a Iannascoli, non fa bene a Sebastiani, non fa bene al Pescara. In attesa di una schiarita e di tempi migliori, come sempre, buon calcio a tutti. Mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te, mio fratello che guardi cielo e il cielo non ti guarda.